ragazzi, ciao da Nick, bentornati qui su Mad Max. Allora ragazzi, stavo dando un attimino un'occhiatina in generale, così per capire due o tre cose, e ho notato che abbiamo qualche novità da applicare alla nostra macchina. Vedete che ci stanno un paio di icone evidenziate con novità. Spuntoni anti-abbordaggio. Questi non sono brutti. Mettiamo questo, dai. Anti-abbordaggio 200. Vediamo un po'. Dove sono? Non li vedo. Ah, eccoli là, quei due cosi, due e due. Li vedete? Questi lateralmente. Vabbè, insomma, abbiamo aggiunto, ragazzi, gli speroni alla nostra macchina, come possiamo ben vedere qua. Inizia missione, forza, chum. Ok, forza, capo. Speed, power, tenacious. Voglio il vuoto io. Ok, gli arcangeli come il factotum sono uno speciale alla macchina. Ok, accella schermata arcangeli. Seleziona arcangeli. Dove cacchio è sto arcangeli, scusa. Ok, seleziona un arcangelo, sono usati posizioni in verde. In rosso quelli che devo ancora ottenere. Seleziona il factotum. Quindi seleziona il fa. Ed è questo. Pezzi mancanti 5. Cos'è? Requisito extra, missione, costo V6 banda. Un motore non più solo un blocco di ferraia. Aumenta l'estensione. Ok, quindi questa è una delle cose importanti che bisogna fare. Peccato che 200 punti li ho già spesi. Poi che altro abbiamo? 300, 100, 0. Recupera carrozzeria, colosso. Completare il requisito extra per sbloccare colosso. Ma non lo so ragazzi, comunque questo tizio qui mi chiama, vediamo un po' che vuole, sicuramente ha a che fare con la missione. Dimmi un po'. Help us establish some necessities and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. Ok, che devo fare? No promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. Ok. Ci sono delle cose che di cui sto tizio ha bisogno. Ma non cos'è? Ah, anche qua ce n'è uno. Allora, squadra di esplorazione. Riunisci una squadra che segnerà sulla mappa tutti i punti di sciacallaggio all'interno del territorio della fortezza. Parti necessarie. Tieni premuto traccia sulla mappa. Ok, che devo fare? No, cos'è? Ok, punti di sciacallaggio. Vabbè ragazzi, non so che cacchio devo fare. Andiamo su sti punti di sciacallaggio che gli do un'occhiata, perché il gioco è abbastanza immenso. E mi sento un po' smarrito. Vediamo che vuole. Inizia missione. No, facciamo così. Missioni per ora. Voglio andare su sto punto. No, non posso salire in macchina. Tieni premuto per iniziare la missione. Se io volessi andarmene a farmi in giro, non può essere. Vabbè, no. Ok, inizia missione. No, non mi ricordo. Yeah, il cane che fine ha fatto, vero? Torna nel letto di convincere a toccare la carrozza alla fortezza di Jet. Ok. Torna al relitto. Ecco, che ci vado a piedi, no? Ehi, ma che devo fare? Guida. E se non riesco a pigliare la macchina? Ah, ora, finalmente. Ah, 3 ore.
Ok, a un posto d'osservazione. Usa il pallone aerostatico, ma forse non è un buon episodio, se c'è usando. Okay. I want to know what we're up against in this region. Ah, tactics. Very clever. The hotter balloons, the big pointers floating all around like... Ah, devo andare qua, insomma. Ma un posto d'osservazione. Ok, andiamo là. Scrotus boys to scope and spy. Balloons. Woohoo! Balloons. Yes, yes. Scrotus boys got them all around to spot their prey. Show me one. Ok ragazzi, quindi si va in un avamposto di osservazione in modo tale che possiamo vedere cosa abbiamo attorno a noi. Ok, lì sopra ce n'è uno, un pallone aerostatico, una mongolfiera insomma. Ok, da che parte ci salgo mo, scusa? Oh? Di qua? Ok. Allora. Ok, penso che la strada è quella giusta. Ok, di qua, di qua, di qua, di qua. Oh, ci sta anche qualcosa da raccogliere. Parti. 11 parti, rottami, scusate. Li chiamo parti perché praticamente c'è un altro gioco che assomiglia molto a questo. E lì si chiamavano parti e quindi ogni tanto vado in confusione. Ok, allora vediamo un po' se trovo altri rottami. Ecco, difatti, che sono importanti per potenziare la macchina. Ce ne sono ancora altri due in giro. C'è anche una tanica di benzina lì, non so perché. Ok, qui c'è un proiettile. E i rottami, a dir la verità, non li ho ancora trovati. Vabbè. Allora, questo neanche un saltino so fa. Allora, saltiamo a bordo. Allora, sali. Carburante esaurito. Ah, ok, questo va a carburante, ho capito. Speriamo che c'è un po' di carburante. Ah, a posto. Vediamo un po', facciamo il pieno. Allora, fai il rifornimento. Fammi il pieno, avanti. Perfetto, raga. Ci basta preciso. Ah, ce n'era forse ancora un po'. Lancia. Tieni premuto, lascia. Ok, allora, saltiamo a bordo del pallone e saliamo. Perfetto. Non possiamo smuoverci, possiamo andare solo su e giù a quanto ho capito. Oddio, la benzina se la consuma come niente. Ah, ok. Siamo all'altezza giusta. Regione rilevata, piana, usa il binocolo. Fortezza di jet, e lì è da dove noi veniamo adesso. Quindi diamo un'occhiata, lì sotto che c'è? Spaventapasseri debole, ok. Qui, accampamento di pompaggio. Quindi in questo modo ci stiamo segnando sulla mappa, ragazzi, i nuovi posti da esplorare. Lì sotto credo che... boh, non so che cos'è. Forse dove ci avevano attaccato il deposito, cioè il deposito del covo di Chum, forse che è quello, non lo so. Insomma, c'è qualcos'altro? Oh, eccolo qua. Cecchino, niente di buono. E qui? Accampamento di trasferimento petrolio, difficoltà che non si sa. Spaventapasseri. E... non lo so, vediamo, c'è altro? Fortezza di jet, do un'occhiata un po' più in basso che non ho visto nulla, non ho dato un'occhiata in basso. Ok, mi pare ragazzi che non c'è altro. Chi è che ha fatto...
Ok, raga, boh. Credo che non c'è altro da guardare. Ok, posso scendere? Andiamo giù. Ora abbiamo il viaggio rapido disponibile per venire velocemente qui in questo pallone. Ecco che Nick scende. A posto. Ok. Minaccia. Scroto sarà il pieno controllo di questa parte delle terre desolate. Affinché Max e Chun possano costruire la Magnum Opus, la sua minaccia deve essere ridotta. Puoi ridurre la minaccia in una regione completando varie attività, ad esempio. Quindi insomma qualsiasi cosa posso fare. La minaccia spesso con un livello che va da 5 a 0. 5 è massimo, 0 è minimo. Ridurre la minaccia tra altre cose sbloccherà nuovi potenziamenti. Ora che... Vabbè. Ok, quindi ragazzi dobbiamo abbassare la minaccia in questo posto. Abbassando la minaccia riusciamo a sbloccare cose nuove. Convoglio davanti a noi. Oh, oh, oh. Accidenti, c'era il modo di scendere veloce e Nick scende piano. Ah, ecco qua, dobbiamo andare qua noi, perfetto. Ok, è un po' lontano ma ci arriviamo. Oppure c'è il viaggio rapido. Un momento, viaggio rapido funziona qua? Ci posso andare? Covo di Chun, viaggio rapido. Posso? Esci dal viaggio rapido. Ma che? Non riesco a far funzionare il viaggio rapido, raga. Ci andiamo così. Qua c'è qualcosa. Qua c'è qualcosa. Ok, fatto. Ok, livello di minaccia 4. Quindi ancora è parecchio alto. Dobbiamo portare la minaccia a 0. Oh cacchio. Ok, dai, siamo quasi arrivati. Ok, siamo arrivati nel vecchio covo di Chum. Dobbiamo recuperare quindi una macchina, la macchina col cane. Sturdier than it looks. Momento, il cane dove sta? There you are. Ehi, piccino. Andiamo, dai. Andiamo a farci un giretto. Che ha gamba? La gamba gli è guarita? Ok, bellezio. Dai, vai nella cuccetta. Perfetto, ragazzi, devo portarmi la macchina. Ci vediamo là. Perfetto, ragazzi, quindi devo riportare la macchina e il cane indietro nella fortezza di com'è che si chiamava quel tizio, Jet. Bene, quindi siamo diretti lì. Sta macchina non c'è neanche il turbo, non c'è niente. Il cane può individuare campi minati, addirittura. Se li disinneschi, la minaccia nella regione diminuisce. What you got? Il cane ha individuato una mina. Segui la direzione in cui punta. Ecco, aspetta, andiamo, fammi capire. Capiamo sta cosa qua, dai. Oh, ok. Ciao. Il cane mi trova le mine, ora? Scende, perché non scende ma fai vedere sta benedetta mina? Come lo piglio? Oh, ma guarda dove sta, cioè, ma la segna là sotto e poi la mina è qui dietro l'angolo, va. Ok, una mina in meno. Bank. Abbiamo disinnescato la mina. Ce ne stanno per caso altre? Ok. Gli accampamenti alleati hanno appena aggiunto 20 rottami. Buono, buono, buono. Mi pare che ancora indica qualcosa lui, però. Qualcosa, raga.
Urca, eccolo là. Abbiamo trovato un'altra mina. Grazie al cane. Disinneschiamo st'altra mina. Un altro problema in meno. Mi segna però che ce n'è un'altra. Sicuramente ce n'è un'altra. Vediamo il cane dov'è che ci dice che è. Con calma, dobbiamo smuoverci. Piano piano, perché se no saltiamo in aria. Ragazzi, con calma, perché mi sa che c'è un'altra mina qua da qualche parte. Eccola là. Ok, mina numero 3, ragazzi. Avanti. E che, sono diventato artificiere oggi, oh. Ma poi non danno niente ste mine, che so, qualche rottame. Ok, minaccia ridotta, grazie al cane. Bravo doggy. Avanti, oh, state un po' zitto ora lì dentro, va. Meno male, va. Perfetto, ragazzi, abbiamo disinnescato ben 3 mine. Andiamo a farci un bel giretto. Dobbiamo tornare veramente da Jet. Oh, c'è un cattivo. Wow. Che c'è? Cattivone, che c'è? Ah, te ne vai, allora non romperò. Ok, ragazzi, prima di tornare da Jet mi faccio un giretto qui. Ah, vediamo se troviamo qualche rottame. Vediamo un po', qui vicino alla fortezza di Jet mi pare che c'è qualche cosa che potrebbe interessarci. Andiamo un po' ad indagare. Ok, è qua dietro. Ci sarà qualche cattivone, non lo so. Sì, 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 sì. Ok, c'è qualche cattivone. Il cane può servire a qualcosa, no? Vi spacco tutto, vi spacco. Zaccate! No, è il mio di turno. Ho sbagliato tasto, avessi potuto. Zaccate! A posto. Che porti di bello, rottami? 5 rottami. Allora, curiosità, borraccia, bevo un po'. E ricarico un pochettino la borraccia. A posto. Ok. Perfetto. Allora, prendiamo un po' di sti rottami. Ci dovrebbe essere ancora un ultimo. C'è una tanica. Effettivamente la tanica mi sa che me la prendo. Che cosa c'è qua? Parti di progetto. Questa parte di progetto può essere usata per realizzare il progetto squadra di raccolta. Ah, bene, uno di quei pezzi che serve lì per Jet, che mi ha chiesto lui. Ma ci dovrebbe ancora essere. Eccolo qua. Perfetto, questo luogo è stato saccheggiato al 100%. Mi prendo sta tanica di benzina che possibilmente mi servirà. Facciamo il pieno alla nostra macchina, anche se non dobbiamo andare lontano, però chi lo sa. O se no, aspetta, posso... Ok, fai il rifornimento. Avanti, fammi il pieno, raga. Ah, già c'era il pieno. Posso conservarla sta tanica? No. Lascia, lancia, lancia. Nolli! Cioè, che scemo? Cioè, meno male che non è esplosa. Lancia, la lancia era da qualche altra parte. No, sulla macchina. Così magari esplodeva. Vabbè. Allora, ragazzi, torniamo nella nella fortezza. Ok, siamo arrivati nella fortezza. Oddio, mi stavo buttando lì sotto. Bentornato pilota, ci ha portato con la spiata gustosa, no? Che...
No, you leave him alone. Dinky D's a friend. He's not for eating. Oh, il cane non si magna. For you to stay, Dinky D, and keep these savages at bay. I'll put something together. Non si magna il cane. Va bene ragazzi, allora però diciamo che ci possiamo fermare qui con questo gameplay. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo capito qualcosa in più del gioco. Sì, sì, Chum, lavora sul motore, non rompere. Quindi ragazzi, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. E ci becchiamo presto ragazzi, ciao alla prossima.